ci troviamo con Cristian Clarizio, presidente della Proloco Biella Valle Europa, per parlare del progetto Viva Vittoria. Di cosa si tratta? Il progetto Via Vittoria è un progetto che nasce a Brescia nel 2015, queste ragazze l'hanno fatto a Brescia, poi a Cremona e da Verona, e consta nel fare praticamente dei quadrotti di lana o di cotone a ferri all'uncinetto, per poi praticamente creare delle coperte che nel caso di Biella copriranno la piazza del Duomo. Queste coperte sono delle coperte formate da quattro quadrati fatti da donne diverse, legate con il filo rosso. Ogni quadrotto va firmato dalla donna, proprio per dare valore al fatto che quattro donne insieme danno voce alla battaglia grande della lotta contro la violenza. Noi come Proloco abbiamo deciso di sposare il progetto perché ci è piaciuto tantissimo, abbiamo coinvolto in primis la Proloco di Ternengo, che qui sul territorio è famosissima per la loro festa della lana, CNA Impresa Donna, Confesercenti, e abbiamo deciso insieme al Comune di Biella, grazie all'Associazione 015, di aprire questo spazio di aggregazione dove le donne possono venire a fare la maglia tutte insieme, insegnare a chi ha voglia di imparare, e abbiamo chiesto alle aziende biellesi chi poteva di donarci quello che è il bene fondamentale, quindi la lana e il filato. Devo dire che la risposta è stata davvero molto molto grande. L'obiettivo è arrivare a 15.000 quadrotti che daranno vita a 3.600 coperte e permetteranno di coprire tutta la superficie di Piazza del Duomo. Quindi l'intenzione è quella di coprire tutta Piazza Duomo, visto i numeri importanti che hai appena elencato. Sì, noi vogliamo arrivare all'obiettivo di coprire tutta la Piazza del Duomo, un obiettivo molto sfidante. Ci sono, oltre qua nel Biellese, ci sono diverse associazioni sul territorio nazionale che ci stanno dando una mano, che abbiamo contattato, e ci sono donne che lavorano ovunque, quindi speriamo fortemente di raggiungerlo. Sì. Voi vi trovate a Biella in un negozio dove, ma poi una donna può anche farsela casa, insomma, il quadrotto. Sì, noi ci troviamo a Biella in via Italia 27, le donne non sono obbligate a venire qua, certo, possono venire qua a prendere la lana che noi doniamo e possono farsi a casa il quadrotto. Il ricavato delle coperte ha però una finalità benefica. Sì, esatto. Le coperte, dopo che saranno esposte in Piazza del Duomo, verranno vendute, identificheremo un costo base, poi tutto il ricavato verrà devoluto a tre associazioni che si occupano di tutelare le donne vittime di violenza, dandogli supporto e coltivando il loro inserimento positivo all'interno della società, che sono Non Sei Sola, Paviol e Underground Casa Rifugio. Io e Luca, come direttivo della Proloco, abbiamo sposato questo progetto anche perché ci sentiamo in prima fila come uomini a dare voce a questa battaglia per le donne vittime di violenza, e ora che gli uomini si mettono in anteprima per parlare di questo brutto fenomeno. Fino a quando c'è tempo per consegnare i quadrotti di lana e quando prevedete le esposizioni in Piazza Duomo? Allora, i quadrotti possono essere consegnati fino al 28 di febbraio, perché poi ci va il tempo materiale di cucirli insieme per fare le coperte. Già le nostre ragazze stanno facendo le coperte, le stanno cucendo, ma ovviamente, visto che il numero di quadrotti sarà tantissimo, abbiamo necessità di averli un pochettino prima per poi riuscire a coprire tutta la piazza.